Un paese di straordinaria bellezza ambientale e variegata realtà culturale con 36 idiomi originari, Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello al dialogo e al progresso integrale contro una crescita solo materiale che aumenta il divario tra i pochi che hanno molto e i tantissimi che vivono nella miseria. In Bolivia, accolto dal presidente indigeno Evo Morales, il pontefice ha trascorso anzitutto oltre 4 ore alla Paz. Sin dalla cerimonia di benvenuto ha chiesto a tutti di lavorare per il bene comune, approfondendo poi la questione durante l'incontro con le autorità civili nella cattedrale. Il benessere, che fa riferimento solamente all'abbondanza materiale, ha precisato, tende a essere egoista e a cedere al richiamo del consumismo. Noi facilmente Molto facilmente ci abituiamo all'ambiente di inequità che ci circonda, tanto che siamo diventati insensibili alle sue manifestazioni. E così confondiamo, senza accorgercene, il bene comune con il benessere. E lì si scivola, a poco, e l'ideale del bene comune, poiché si va perdendo, finisce nel benessere, specialmente quando siamo noi quelli che ne godiamo. L'ideale del bene comune, come che se va perdendo e termina nel benestar, soprattutto quando siamo noi che lo disfrutiamo e non gli altri. Giovedì mattina una folla multicolore di persone si è riversata in Piazza del Cristo Redentore di Santa Cruz per la messa che ha anche aperto il 5° Congresso Eucaristico Nazionale. L'immagine che Papa Francesco ha voluto richiamare è stata quella delle tante madri e padri con i propri figli sulle spalle, quelle stesse spalle che devono portare anche il peso delle disillusioni, le cicatrici di una giustizia che non si realizza. La ricchezza más plena di una società. L'autentica ricchezza di una società si misura nella vita della sua gente, si misura nei suoi anziani capaci di trasmettere la loro saggezza e la memoria del loro popolo ai più piccoli. Gesù non trascura la dignità di nessuno, con la scusa che non ha nulla da dire e da condividere. Prende tutto come viene. De no tener nada para aportar y compartir. Toma todo como viene. Il Coliseo Don Bosco ha fatto da cornice giovedì pomeriggio all'incontro con i sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi, una festa della fede durante la quale Papa Bergoglio ha ricordato che i discepoli di Cristo non sono funzionari di Dio, ma testimoni grati della misericordia che trasforma e che un cuore blindato è incapace di stupirsi. La compassione non è zapping, non è silenziare il dolore. Al contrario, è la logica propria dell'amore. È la logica che non si è centrata sulla paura, ma sulla libertà, che nasce dall'amore e mette il bene dell'altro sopra ogni cosa. E pone il bene dell'altro e por sobre todas las cosas. Il battito vivo di questo viaggio è risuonato nell'Expo Feria, dove il pontefice ha incontrato i movimenti popolari radunati per il 2° incontro mondiale. In un intervento ampio e ricco, svariate volte interrotto da scroscianti applausi, Papa Francesco ha auspicato che la globalizzazione della speranza, che nasce dai popoli e cresce tra i poveri, possa sostituire la globalizzazione dell'esclusione e dell'indifferenza. Nel vasto panorama di temi toccati, il pontefice ha anche chiesto perdono per i gravi peccati commessi contro i popoli originari dell'America in nome di Dio. Ha nuovamente denunciato il genocidio in corso contro i cristiani e la codardia nella tutela della casa comune, saccheggiata, devastata, umiliata impunemente. Questo è inequità e l'inequità genera violenza che nessuna polizia, militari o servizi segreti sono in grado di fermare. Diciamo no a vecchie e nuove forme di colonialismo. Diciamo sì all'incontro tra popoli e culture. Beati coloro che lavorano per la pace. La seconda tappa del 9° viaggio internazionale di Papa Bergoglio si è concluso venerdì mattina con la visita al centro di rieducazione Santa Cruz Palmasola, un segno in più che il cambiamento passa attraverso segni tangibili di vicinanza e compassione.